Antonino Carlo Fazio, una medaglia d'argento per suo papà, Cosimo Fazio. Chiaramente non solo soddisfazione, ma forse di più. Sì, è un riconoscimento che non ci aspettavamo. Una medaglia d'argento al valor militare non capita tutti i giorni. E credo sia il giusto riconoscimento a un uomo di Stato che ha dato la propria vita per gli altri, per questa terra che non l'ha visto nascere ma lo ha adottato. Il sentimento che più pervade il mio cuore in questo momento è quello di ringraziamento. Un ringraziamento all'Arma dei Carabinieri che non ha dimenticato mio padre, che anche se a distanza di qualche anno lo fregge di questo titolo. Quindi il ringraziamento va a tutti i suoi collaboratori che come lui e con lui hanno sacrificato tempo, famiglia, affetti nell'ottemperare ai loro doveri. Un ringraziamento va alla magistratura, in primis al dottore Salvo Boemi, con il quale mio padre ha avuto forse la più stretta collaborazione. Olimpia ne è il caso, diciamo il manifesto più esemplare, che a distanza di tanti anni ancora vede infliggere ergastoli e pene di non poco conto. Un grazie va alla popolazione reggina, questa terra che appunto ha adottato mio padre, la mia famiglia, e che ha anche collaborato con mio padre, perché come diceva Giovanni Falcone, la criminalità non si sconfigge con il mero atto eroico degli uomini di Stato, ma anche con la collaborazione fattiva della popolazione civile. E la popolazione reggina, che ha avuto fiducia in mio padre nelle istituzioni che rappresentava, ha più volte collaborato. Quindi il mio grazie va anche a tutti i reggini per bene. E poi in ultimo, ma non di minore importanza, un grazie alla Polizia Municipale, che in soli 13 giorni hanno saputo dare un affetto a mio padre e una voglia di dare ancora maggiore, e che purtroppo lo hanno avuto per poco tempo. Però un mio grazie va anche a loro, perché non hanno mai fatto mancare la loro vicinanza e il loro affetto, benché mio padre sia stato meno di due settimane. Quindi cosa dire, ho il cuore carico di gioia e, se mi posso permettere una piccola vena polemica, tempo fa feci un attacco, una critica politica a un onorevole della Repubblica Italiana calabrese che, non sapendo probabilmente rispondere al mio attacco politico, mi attaccò sul personale dicendo che mio padre non era questo grande uomo ma un semplice morto per infarto. Beh, non aggiungo nessuna parola, parla una medaglia per me e per mio padre. Grazie.